Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Amadeus, l'amatissimo conduttore dell'azienda di Viale Mazzini, come non l'avete mai visto. Arrabbiato, accompagna fuori dallo studio una persona. Il racconto dei fatti. Siamo avvezzi a vedere il mitico Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, a non perdere mai e poi mai il suo proverbiale self-control sul piccolo schermo anche quando sia davvero dura non farlo. Eppure c'è una volta in cui ha letteralmente perso le staffe e non ha affatto nascosto al suo pubblico tutto il suo dissenso. Del resto la situazione aveva preso risvolti decisamente pesanti e si percepiva aria di tensione in studio. Non si era trattato del fatto di una battuta fatta fuori luogo o di un errore tecnico che purtroppo può capitare, ma di ben altro. Si tratta di qualcosa di molto grave. Difatti possiamo ampiamente parlare di mancanza di rispetto. Un sentimento importantissimo e che non dovrebbe mai e poi mancare nella vita di alcun essere umano sia nel settore privato sia lavorativo. E se questa mancanza viene pure sul piccolo schermo all'interno di un seguitissimo programma di Rai 1, è logico che non si può fare finta di niente. Amadeus senza freni, mai visto così. Ed è dunque per questo motivo che Ama non l'ha fatto. In primis non ha perso la calma, ha fatto il classico bel respiro e contato fino a 10. Poi ha cercato, con fermezza e gentilezza, di ristabilire l'ordine e di chiedere al concorrente di comportarsi meglio e di non mancare per l'appunto di rispetto al pubblico presente in studio e a casa, oltre che al programma e a chi ci lavora con dedizione. Questo è il succo del significato delle parole dette e non dette del conduttore che è ancora oggi uno dei più richiesti e amati dagli italiani di ogni età. Da tanti anni, oltre a rivestire il duplice ruolo di direttore artistico e presentatore del prestigioso Festival di Sanremo, ci fa compagnia su Rai 1 con tanti divertenti quiz show. Se ora la fa con i soliti ignoti in passato l'ha fatto con l'eredità. Il fattaccio è accaduto moltissimi anni fa, esattamente nel 2003. È l'uomo che fece arrabbiare Amadeus con le sue risposte sbagliate e pronunciate appositamente così per il gusto di prendere in giro, fu Padro Valti. Ciò che fece andare la mosca al naso al buon Sebastiani è che l'altro rispondeva in maniera irrispettosa, quasi in forma di scherno. Credo che tu non faccia ridere Pedro, a un certo punto sostenuto Ama. Pedro ha poi incalzato dicendo, faccio piangere, vien da piangere anche a me. Non vedo l'ora di andare a casa a mangiare la pasta e i fagioli. A quel punto il conduttore, non potendone più disse, mi sto agitando io, quindi tra poco ti accompagno all'uscita. Tuttavia non ce ne è stato bisogno dal momento che Pedro se n'è andato da solo. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.